che sanno lavate tutta la bocca, papà resta date da fa. Nuvoli ma la serie A. L'agenda del presidente Paparesta cosa prevede analiticamente? Perché la gente vuole sapere cosa farà Gianluca Paparesta e quali saranno le sue priorità a partire da oggi. Ma l'agenda è abbastanza fitta, comunque a prescindere dal risultato di ieri sera, era fitta perché nella settimana che viene dovremo completare le fasi per il passaggio del titolo sportivo. Poi saremo presi dall'iscrizione al campionato, poi saremo presi dalla programmazione per la nuova stagione, dal ritiro, da un organigramma che dovrà essere strutturato per far fronte alle esigenze di una società che deve porre in essere tutte quelle condizioni per far sì che Bari sia una realtà di riferimento quest'anno per la Serie B, il prossimo anno per la Serie B e poi si vedrà. Chiaramente si parte da questa conclusione di questa avventura con un giusto merito ai protagonisti di questa stagione e ora stiamo cercando di allestire una festa, perché sarà comunque una festa per la nascita della nuova società e per l'ottimo lavoro fatto da tutte le componenti di questa squadra che hanno dato il massimo fino a ieri sera alle 22:30. Cosa si può salvare e chi si può salvare dell'organico in campo, in panchina, dietro le scrivanie della vecchia Associazione Sportiva Bari, che è arrivata, traghettata anche da Gianluca Paparesta, a un passo dal sogno finale di playoff? O meglio, l'equazione che ci sia un piazza pulita, come scrivono alcuni colleghi, non è assolutamente corretta, oppure Gianluca Paparesta pensa a un colpo di spugna e a iniziare con gente completamente nuova? Ma no, adesso innanzitutto è tutto prematuro, perché siamo a 8 ore, 10 ore dalla partita di ieri sera, quindi assolutamente è chiaro che come tutte le cose ci sono gli aspetti positivi che devono essere esaltati e devono essere valutati. C'è un gruppo che ha dato il massimo e che su cui già la società sa di poter contare. Chiaramente poi questo dovrà essere valutato con calma, attenzione, sempre nel rispetto di un progetto che poi, ripeto, dovrà porre le basi dovrà essere posto su basi solide, su un organigramma forte, e poi tutti gli aspetti tecnici dovranno essere valutati man mano in questi giorni. Un'ultima battuta, la prima idea, il primo pensiero dopo il fischio finale di Pinzani è stato dirigersi sotto la curva dei 1700 tifosi biancorossi ieri al Francioni di Latina. Il primo pensiero del risveglio non è stato leggere i giornali, ma vedere sul telefonino le immagini di Piazza della Libertà con 15.000 tifosi. A questa gente Gianluca Paparesta cosa si sente di dire a 10 ore dal sogno svanito, ma soprattutto a poco tempo dalla programmazione di un nuovo lungo sogno? Ma c'è da dire che a questa gente, che sono stati fantastici, hanno permesso che questo sogno e soprattutto questa città, questa realtà avesse grandissima risonanza a livello nazionale e internazionale, e su questo dobbiamo ripartire. Basandoci su questo, su questo affetto, sono sicuro anche su un record di abbonati per il prossimo anno, perché sarà difficile immaginare che tanti di quei protagonisti di questa avventura nelle ultime partite si lascino sfuggire l'opportunità di essere vicino e di dimostrare con i fatti, così come hanno fatto finora, quanto fosse importante essere protagonisti di un'avventura che vede 11 ragazzi in campo, ma una città che li spinge, li sorregge e che sicuramente li sorreggerà per il prossimo campionato. Insomma, Presidente, appunto, Football Club, noi diciamo che tutta un'altra storia è già iniziata e continuerà. Ma è una storia che c'era, che aveva avuto delle pause, delle difficoltà, ma adesso dobbiamo cogliere
queste opportunità per voltare pagina e per essere consapevoli di essere una realtà che forse la Serie B non voleva perdere, e noi cercheremo di esaltare la Serie B il prossimo anno e di esaltare la nostra squadra, e poi tireremo le conclusioni fra qualche mese di questo tempo, di questo periodo. Club apre le porte al chairman della Serie B, della Lega di Serie B, Andrea Bodi, questa sera di persona a Latina per rendersi conto di un'idea che ha avuto il successo meritato. L'allargamento dei playoff ha fatto sì che ci sia stato spettacolo sino all'ultimo secondo di questa semifinale. Sì, sicuramente la formula ha prodotto il suo effetto, lo ha prodotto durante la stagione regolare fino all'ultima giornata. Tante squadre coinvolte non soltanto per entrare nei playoff, ma per giocarsi la posizione ai playoff, che è un elemento non marginale, perché più si è in alto e più si ha il vantaggio di poter giocare appunto la seconda partita in casa e di poter avere anche l'opportunità di pareggiare, come è successo a Latina. Però noi siamo già proiettati al futuro, già pensiamo alla prossima stagione, non ci saranno stravolgimenti perché non abbiamo l'ossessione di cambiare ogni anno, anzi bisogna dare anche stabilità quando la formula trova una sua ragion d'essere. È uno spettacolo che si è prodotto non soltanto in questi playoff e non soltanto per la presenza di una realtà che ci ha in qualche modo positivamente sconvolto, che è il Bari, evidentemente, perché una città che si riversa allo stadio e che ritrova l'amore per la propria squadra è un esempio da seguire. Credo che le altre nostre 21 società dovranno studiare un po' perché e come è successo tutto questo. È un percorso che tornerà utile, perché non è vero che la gente si allontana dal calcio perché non piace più il calcio, si allontana perché il calcio non merita la gente. Quando il calcio dimostra di rientrare in sintonia, ecco qua che quella passione che portiamo dentro di noi fin dalla nascita riemerge, e quindi mi auguro che anche le altre società sappiano cogliere gli spunti perché l'effetto Bari si produca anche ovunque.
io sono non soddisfatto di più. Bocca al lupo.